Bentrovati. Negli ultimi mesi Somma Lombardo è stata coinvolta da alcuni allarmismi legati alle condizioni dell'acqua corrente. Al centro dell'attenzione la presunta contaminazione dei PFAS, composti poli e perfluoroalchilici, che avrebbero interessato alcuni comuni lombardi. Sulla base di attente analisi eseguite da Alfa, il comune tranquillizza la cittadinanza. Nessun timore, l'acqua dei vostri rubinetti è sicura. Quindi l'acqua non è assolutamente inquinata da FAPS e diciamo che tutti i risultati li abbiamo pubblicati sul nostro sito e ci sentiamo appunto di tranquillizzare tutta la popolazione, non c'è stato nessun problema in questo senso. Dall'assessore Piantanida alla delegata alla cultura Donata Valenti, che ci ricorda un momento di incontro e di condivisione. A partire dal 23 ottobre ripartono le assemblee nei vari quartieri, negli 8 quartieri di Somma Lombardo. Il primissimo sarà Maddalena, presso la Sala Civica Cuva, e poi il 26 ottobre a Cuarezza, presso l'ex scuola elementare. Appuntamento ore 20 e 45. È importante partecipare a questi momenti di incontro tra amministrazione comunale e cittadini, per poter dialogare insieme e costruire insieme la città. In questo caso, durante queste assemblee di quartiere, tre saranno i temi focali. Uno sarà appunto il tema del bilancio partecipato, con delle proposte attive appunto per migliorare, cambiare la propria città, il proprio quartiere. Secondo punto all'ordine del giorno saranno il cambiamento dei giorni della raccolta differenziata, anche questo tema davvero molto importante per i cittadini. E il terzo punto è sempre lasciato un po' al momento delle varie ed eventuali, quindi proprio un dialogo serrato tra amministrazione e cittadini. Weekend sportivo a Somma, grazie a una nuova iniziativa per chi ama il pedale. A Cuarezza facciamo un circuito sullo sterrato dove parteciperanno tantissimi bambini da 6 anni a 13 anni. Il circuito varesino è il secondo trofeo del Parco del Ticino. In questo contesto io vorrei ringraziare anche tutto il parco, la dirigenza che ci ha dato la possibilità anche quest'anno da organizzare questa manifestazione. E quest'anno ricopre il 30 anni che un corridore del Vercruzsommese ha conquistato il titolo italiano del ciclocross. E la copertina del foglietto dove sarà pubblicizzato c'è Elvis Zucchi, che 30 anni fa ha conquistato il campionato italiano. Vi aspettiamo a Cuarezza di Somma Lombardo dalle 13.30 con tutti i ragazzi per una bellissima giornata di sport. Nello stesso giorno tutti al castello per le visite immersive, armati di cuffie, occhi aperti. Con un percorso che è stato creato da Caracorum Teatro, è una realtà molto importante del Varesotto, che si occupa anche della costruzione di questo tipo di percorsi storico-artistici, sì, ma anche molto interessanti dal punto di vista proprio della vita quotidiana della famiglia Visconti, la famiglia che ha abitato a lungo il castello di Somma. L'appuntamento appunto per domenica 22 ottobre, ci saranno 3 slot di visita alle 10.30, alle 14 e alle 15.30. Sono visite su prenotazione, nella locandina sono riportati tutti i contatti utili per potersi prenotare. Partecipare è importante, conoscere anche con questi nuovi mezzi altrettanto. Vi aspettiamo numerosi. Un ponte tra lettori e scrittori è quello del sistema bibliotecario, cui Somma Lombardo aderisce convintamente. Ci sarà un appuntamento venerdì 27 ottobre ore 18 presso la sala polivalente in via Marconi 6, quindi dove c'è l'edificio della biblioteca, con la scrittrice Vera Gheno, che viene a presentare il suo ultimo libro intitolato L'Antidoto. Sono anche questi dei momenti importanti di incontro con autori altrettanto riconosciuti a livello nazionale, dove poter ascoltare il loro modo di agire, il loro modo di pensare, di creare questi libri, e dove poter insomma dialogare insieme a loro.
A Somma Lombardo si scia, o meglio, ci si prepara all'inverno sulla neve, grazie all'Assi e alla sua mitica castagnata. In programma il 28, 29, 31 ottobre e 1 novembre. Una tradizione che prosegue da ben 41 anni. La castagnata dell'Assi nasce come un momento di aggregazione, fondamentalmente, e se vogliamo anche un modo per sostenere anche la squadra agonistica dello sci club. Dettaglio non banale, perché gli sci club che si misurano con attività agonistiche sono davvero pochi. Ben venga dunque un momento divertente e gustoso come la castagnata, che rappresenta un'ulteriore occasione per presentare il corso di sci che facciamo ormai da tanti anni a Domobianca di sabato pomeriggio. È un corso di sci particolarmente seguito, particolarmente visto bene, perché soprattutto puntando sui giovani, sui ragazzi, sui bambini anche di scuola, andando a sabato si divertono, possono fare tutto quello che vogliono senza fare le vatacce, e avendo poi dopo la domenica per riposare e preparare anche i compiti per la settimana successiva. E per chi volesse ulteriori informazioni, se volete venire a trovarci direttamente anche in sede, siamo il martedì e il venerdì sera in via Moster, e quindi qui possiamo approfondire anche tutte quelle che possono essere delle vostre interessi o esigenze. Prima di chiudere, riproponiamo il servizio che il TG di Rete 55 ha dedicato a una giornata importante molto partecipata, quella di sabato 14 ottobre, quando il Sempione, normalmente trafficato e caotico, è diventato il centro di una tempesta perfetta. Ecco, un applauso! Se c'è una cosa che resta impressa della grande giornata di giochi, spettacoli, esibizioni e pienone a Somma Lombardo, è l'idea di partenza. Abbellire, ridisegnare, ripensare la periferia vista non più come margine sgarrupato o luogo di passaggio, ma come organo vitale della comunità. Includere tutte le parti della città, far comprendere che la bellezza ci circonda, a prescindere dal contesto in cui è inserita, anzi, anche non luoghi possono essere abbelliti, recuperando tra l'altro opere già presenti nel nostro territorio. Ed eccolo l'angelo dell'Annunciazione, copiato dal cuore del castello, riprodotto con la consueta rapidità e maestria dal più famoso, acclamato e richiesto street artist del momento. È anche un record sotto un certo aspetto, perché è il più grande che io abbia mai realizzato in Europa. Il più grande che abbia mai realizzato si trova in Brasile, però questo si tratta di 30 metri. E orgoglioso ovviamente di aver fatto fuori uscire un quadro che non tantissimi conoscono, insomma, ma che si trova all'interno del Castello Visconteone. Hai avuto qualche interazione con chi abita in questo palazzo un po' popolare, periferico, un po' sgarrupato, ma adesso decisamente valorizzato? Come l'hanno presa? Ma allora, prima di tutto ho conosciuto tutti i condomini, perché ovviamente gli entravo quasi in casa, quindi c'è stato chi mi ha offerto il caffè, chi ha voluto scambiare due chiacchiere, un gatto terrorizzato alla vista del cestello perché non ha mai visto qualcuno volargli davanti. E poi c'è tanto altro, le acrobazie di Vanni Oddera, il judo, la pole dance, la musica e più in generale il senso d'appartenenza. Era che quando ho sviluppato la cattedrale era la creazione di un contenitore per contenuti di valore. E questi contenuti dovevano uscire all'esterno, stanno incominciando a uscire all'esterno, si vedono i frutti, la collaborazione per fortuna con questa amministrazione è assolutamente collaborativa, fattiva, riusciamo veramente a portare a termine quelli che sono i nostri progetti. Anche per questa settimana è tutto, arrivederci.